Un momento di riflessione. L'anno scorso è stata messa una targa a ricordo di questo evento tragico, però la scuola non dimentica. Anche quest'anno siete qui dei fiori, ma il ricordo soprattutto, non dimenticare, è importante. Sì, questa di oggi è la conclusione di un progetto avviato già all'interno delle classi, un progetto che si pone in linea di continuità con l'iniziativa che abbiamo attivato già l'anno scorso con la presentazione del libro Camicette Bianche di Ester Rizzo. È stata una riflessione su ciò che è successo il 25 marzo del 1911, ossia l'incendio nella fabbrica di camicette bianche di New York, dove hanno perso la vita moltissime donne, moltissime operaie. È un'occasione questa di riflessione. Abbiamo dato come titolo Il valore della memoria. L'anno scorso hanno partecipato le nostre classi terze seconde, che quest'anno hanno passato il testimone ad altre classi, classi prime e classi seconde del nostro istituto. Quella di oggi è il momento conclusivo, la giornata conclusiva. In questi giorni abbiamo riflettuto sulla migrazione, sul lavoro minorile, e quello di oggi è l'atto conclusivo per sensibilizzare i nostri studenti e per sviluppare le competenze sociali e civiche come ci impongono le direttive europee e nazionali. Assessore, oggi è un momento importante con i ragazzi della scuola Gangitano per ricordare un evento che è accaduto più di 100 anni fa, però insomma non si può dimenticare qualsiasi evento tragico, un evento che riguarda soprattutto le donne. E infatti l'8 marzo non è un giorno, diciamo, felice, anche se ormai purtroppo forse più che altro il pensiero rivolto al commercio lo fa diventare un giorno di festa. In realtà è un giorno di grande riflessione, e come abbiamo iniziato quest'anno oltre l'8 marzo, ecco, un'altra di queste manifestazioni è dedicata proprio al giorno 25, giorno in cui queste operaie a New York muoiono perché ovviamente andando in protesta sono state rinchiuse in questa fabbrica e pur ovviamente di fuggire, di scappare dalle fiamme, si sono lanciate e hanno riempito l'asfalto e i marciapiedi di New York appunto con i loro corpi. È un giorno di grande riflessione. Ancora oggi ovviamente sapete quanto i migranti perdano la vita in cerca di un futuro migliore, e le donne in modo particolare sono quelle che affidano anche i loro figli per, anche al mare, che spesso, diciamo, invece li restituisce cadaveri per trovare una soluzione migliore di vita. Non sempre è così, però credo che il comune denominatore debba essere l'accoglienza e soprattutto la dignità di un lavoro e la speranza ovviamente di un futuro.